Amici, buonasera. C'era Gustosi Marco anche, Moreglia, direi. c'è anche Corvo questa sera, c'è anche Salve, ci Corvo. sono anch'io. Se non disturbo, sono qui. Ma tutti leggendari, c'ho 5 pacchetti tutti Sì, leggendari. dovrebbe essere a posto. Ah. C'è anche lui, c'è anche lui questa sera, c'è anche lui. Va bene, grazie Pierre. E Grazie a anche a Federica. Lidia. C'era anche Anche a Thunder. Lidia. C'era Thunder anche prima? Ma Grazie anche a c'era una Thunder. pan. Ah, ciao Vector, tu sei Wow! bellissima. La pistola per Vector Caveira! è il mio Oh, pupazzo nudo finalmente! preferito. Io Pensate sto un po'. pecciando. Anche a me stava pecciando Uplay. Amici, No, a amici. me è il È meglio gioco. se butto via il telefono e lo calpesto questa sera, che non voglio vedere le Era notifiche anche del una skin di Mira. fantacalcio. No, ma che cazzo se ne frega del Sacred, fantacalcio? grazie mille Sacred. Buon anniversario a noi, vi si vuole tanto, tanto, tanto. Beh, Lo tre sai, volte Marco, a addirittura. cosa penso io anziché al fantacalcio? E non al fantacalcio, quindi non lo Alla saprei. fica! Meno male, meno male. Korn, lascia perdere. Ma fosse solo il tuo il problema. Tu hai fatto il tuo, e che a me è successo di tutto. Ma vabbè, non ne parliamo, ne parleremo poi nel martedì, amici. Amici, questa sera con E una benefici. sera? Eh? Questa sera con benefici, dico amici. Sì. Questa Ah. sera con benefici. Loro. Andiamo a letto con loro. No. No, io vado a letto con loro. No, Marco, non ti azzardare. Sei geloso? Ti prendo a pugni, cioè. Devi Nel cuore provare. tu, Mary. Ormai Moro è andata. Non Marco, a è schiaffoni che. nella Ma bocca. e se poi russano? Ormai è andata. Non è che. No, ma non Dove è sono tutti andata? già leggendari. nudo con loro sotto Ah. il piumone. Che caldo, tra l'altro. Fuori. Axley. Axley, grazie. Buonasera, Termo. Ciao. Grazie per tirarmi sempre sul morale, Termolovo. Io preferisco mezza Ricordiamo, la se mano. volete fare. Vai, vai, That's bravo, Chris. Chris. Se volete fare la sub o dovete rinnovarla La o sub è mia. qualsiasi cosa, fatelo in questo momento che c'è Live l'hype train. train, che Esatto, amici. almeno no, è come fare sesso, Tanto ogni ma volta. farlo nel momento in cui si fa sesso, Esatto. non dopo farsi la pugnetta, nel Sarebbe senso, triste. Che cosa strana. Tra l'altro, mi fotto la contessa, ha scritto Che in chat. dici, Bene, imbecille? l'hanno scritto in chat, c'è Vabbè, scritto. certo, è diritto di tutti, Ma voglio dite un dire. po' come è stata. Amici, Ah, è ci dovere. sentiamo. Grazie, Grazie, Bailistic. Bailistic. Siccome l'altra volta abbiamo parlato di The Good Place, che io ho visto le prime puntate e poi non mi ricordavo più niente, ho finito la prima stagione. Ho pensato bene di finirmi la prima stagione. E non so, non lo so. Sono molto dubbioso. Il Cosa Marco fa cagare. Chi è che? Grazie, Kiryu? Grazie, Eratlos Heracross e Kiryu. Grazie Grazie. anche Heracross. Appena Grazie, arrivato Kiryu. bellissimi, bravi. Tutti Belli. durante l'hype train. Tutti, tutti, così Invece io, Marco, ieri ho denunziamo. guardato il film No, di Ni No ragazzi. Kuni. Io non l'ho ancora visto quello lì. Mi dimentico sempre che esiste, in realtà. No. È bello? Allora, a me è piaciuto, però ha un'animazione un po' fatta di merda, se posso permettermi. Non ho visto Tipo niente, a quindi. 5 frame al secondo le Ah. animazioni, insomma. Però la storia è molto bellina, cioè, immagino sia quella del gioco, io il gioco non l'ho giocato, quindi non so un cazzo. Non saprei. No, Immagino beh, ma sia tanto di quella. Noto non c'entra col gioco. Cioè, c'entra nel Beh, no, immagino che la senso. trama sia quella. No, no, no. E come no? No, no, Ecco. no. Non c'è Scusa, una Ni No cosa. Kuni quello vuol dire? No, no, ma è un'altra. È staccato dalla trama del gioco. Non c'entra niente. È Credo la sia. trama, è del. Che ci sono sti due mondi, sono. No, no, ma non c'entra niente col gioco, però. Ma Almeno, scusa, Ni No non Kuni col vuol dire 2. letteralmente secondo mondo. Ma credo sia una cosa diversa. Cioè, ogni Ni No Kuni ha la sua trama, però. Eh Non sì, credo ci abbiano niente a che devi fare. aspettare la fine della sub regalata. Perché soprattutto col Prime devi aspettare che ti scade la sub che hai in quel momento. Anche rinnovare col Prime comunque devi sempre aspettare. Quindi appena ti scade la sub regalata puoi rifarla col Prime. Questa skin che mi sta dando, tu dei viola di merda. Grazie, Termo Grazie, Termo Piccione! Piccione. Dalla, Comunque, vediamo appunto, un po'. no, Anche non solo. saprei cosa dire di The Good Place Coltellino perché svizzero. il cast mi piace un sacco, sono bravissimi attori. La trama è anche. Boh, ci può Comprati i pacchetti. stare, ma non mi ha Prego, Igra. entusiasmato troppo. Adesso sono già alla seconda stagione, però non saprei, tipo, non saprei da adesso come potrebbe andare avanti. Non avrei proprio idea. Non ho No, no, è capito molto quello che ha leggera. scritto l'al. Lali. Salvato Xalax. da Jerry Scott. Doveva far ridere, però non Beh, non lo so so. perché. Ma Oh, poi mi Termo, fotto la cosa cambia se è una sub contessa. prime o no? Non ho niente. E in realtà cambia. Come volete Sì. voi, in In realtà realtà. cambia. Allora, se parliamo effettivamente di soldi, perché sono soldi,
Il valore del Prime è sempre maggiore rispetto a una sub normale. Ok, quindi conviene più farla col Prime che con i soldi. Assolutamente sì. Però se col Prime l'avete già fatta da un'altra parte e volete da farla con i soldi, va bene uguale. Beh, ovvio, sì, assolutamente. Allora, però, prego, paragonando andiamo. Le due sub è meglio Prime. Arrivederla. Siamo in difesi. Siamo in difesi, certo. E invece non ho piccolo, dai. Tra l'altro le sub normali ogni giorno cambia il valore, incredibile sta cosa. Ah. Non ha un valore fisso, cosa... Prime ha un valore fisso. Invece le sub coi soldi sicuramente cambiano. Per voi utenti col Prime avete molti più vantaggi, quello è chiaro. Però con questa notizia avvantaggi chiunque, sia noi sia voi. E per quanto riguarda Twitch, no, però in generale avete molte più cose col Prime. Se... Amici, solo una cosa, come posso recuperarmi la live dei past? Nei past. Sì, non... finché... Tanto avete va via dopo un bel po', avete... sì, va via dopo un bel po', quindi state tranquilli. Sì. La stanza. Grazie Bonnie. Oh, bravi, fate... guarda grazie, che siamo Bonnie. Quasi livello 4, Amici, mi raccomando, rubate le bici. Sì, ah. Per fare solo un Prime alla volta. Sì, l'unica pec è che il Prime dura un 1. Vale, wait, ecco voi. Ma che dici? Ecco voi. Oh, scusami. Aiuto. Aiuto. Grazie, perché mi sei frizzato così il gioco, ragazzi? Non lo so io. A proposito di Prime, rinnoviamo per la 34esima volta, va? Meno 2 ai 3 anni. Dai, grazie mille, a tutti e tre che avete fatto la sua. Dove cacchio mi posiziono? Io mi metto qua in questa stanza. Non chiudere. Questo qui è uno stronzo. Non mi chiudere, zio. E beh, Moro? Moro mi consiglia un PC importante da usare se devo stare qui per svago. C'era il portato l'altra volta, Crot. E Marco, discorso... o lì o basta, non posso... Hai distrutto tutto e adesso sono fuori, ma guardate sto pirla! Ho capito, Marco, sono... Eccio, e ma vattene da un'altra parte! Ma vattene tu, bastardo! E certo che me ne vado io, uno... Un robottino sotto il biliardo! Questo si è chiuso dentro da solo. Un buon senso deve esserci. Sì, ma questo si è chiuso dentro da solo. Salve, ragazzi! Grazie, Franzo! Grazie, Franzaok! Amici, mi hanno tolto tutta la vita dal tetto. Quanti sono stati bannati? Mi hanno schioppato tutto? Quanti sono stati bannati? Lì di fianco a destra, no, qua nel gioco. Sto fuori una sfilza di nuovo. È venuto fuori un gazzo. Non ci ho fatto caso io. Uno lo so dove, amici, è qua in alto, solo che se mi affaccio muoio. La pistolina nuova. Sarà a vedere. Allora, hanno spaccato il vetro. Perché chi è che l'ha spaccato? Yuz, dove sono io? Non lo so. No! Orca bestia. Marco, io vedevo veramente morto? Un cappello di cacchio. Sta morendo anche il nostro amico dentro. Forza, si è chiuso. L'ho preso bastardo. A caso. Forse no. Minchia, era giù lontano, non lo prenderò mai più. No, Gab Hunter. Qual è la lore del trenino Mark? Mi sa che me la sono bella. Non c'è una lore, è un trenino e si chiama Mark. Ed è terribile. Però non offendere i suoi sentimenti, Moro, Marco, per favore, sì. Sei proprio una salamella. Zezar, sei deceduto. Grazie, Maul. Grazie, Maul. No, Maul. Ah, sì? Grazie per i 7 mesi. Ah, Maul, che vero. Ma che siamo già a livello 4, stavo per arrivare a livello 5. Siete fantastici. Oh, ti rompe il drone, Moro. Non è vero, non c'è arrivato in tempo. Attento, è fuori dalla... Fuori, è fuori da lì. Sì, guardate che ho salvato certi filtri di Instagram che vedrete i vostri incubi. Allora, c'è uno qua dentro, eh. Ok, ma osteria, quanto l'abbiamo sdrumato. Gli ho tirato anche la dronata. No, mi hanno gemmerato un drone. Io voglio è temporaneo se ti gemmerano un drone. Ce l'ho ancora il filtro di Jennifer Lopez. Un giorno lo uso poi. E che mi fa talmente paura il ribrezzo a me stesso che veramente... C'ho anche Rick Roll. Ma rimarrà per sempre vero il trenino... Ma rimarrà per sempre vero il trenino Mark, vero? Tecnicamente ma... assolutamente no. Però lo metteremo magari... Spiegel. Il modo di rimanerla per sempre è raggiungere 1600 punti salto. Quello rimarrà per sempre. Ah, grazie mille, bello. Mi è grazie scoppiato un altro da solo. C'è uno qua, Ho visto, non ho visto dov'è. Ah, lì dietro. Ma il livello 5 del live. Vabbè, su Instagram è un altro discorso. Su Instagram è tanto il filtro. Finché regge il filtro. Vabbè,
Il centro del giveaway basta andare a vedere sparato. Sulla pagina del ho giveaway. Ho scaricato un caricatore io. Amici, avete ancora 4 minuti. Se dovete rinnovare la sub o donare dei bit o regalare delle sub che siete proprio obbligati, non potete abbiamo farne vinto. A meno, proprio siete in pericolo di vita o di morte, dovete farlo. Fatelo in questo momento, come ha fatto il Duca Sibbo. Grande Duca Sibbo. Così spempegniamo il Duca Federico all'hype train. Comunque sì, andate, se volete vedere chi ha vinto il giveaway, basta andare sulla stessa pagina del giveaway. Esatto. È vero, ho vinto io, chissà. No, ho letto, ma no. No, non ero io. Corvo, cazzo, e neanche io avrei vinto Dragon Quest che l'ho comprato, quindi pensa no. Pure prendendo in culata perché c'era in sconto su Steam a 30 euro e l'ho pagato 35. Niente. Io non ho visto se ho vinto. No, Marco, non hai vinto. Guardato cazzo. Corvo, esatto. Ha vinto, Corvo? Ha vinto un certo The Gamer generico. Un, giocatore. Ha vinto un ragazzo senza account che ha richiesto la card del PSN da 75 euro. Ha fatto bene, ha fatto cazzo, ha fatto bene a bestia. No, non mi sembrava senza account, però. Grazie, vino quello buono, grazie mille. Grazie. Perché non hai obiettivi. 75 euro di regalo, tecnicamente è il massimo che puoi chiedere. Ciao, bella. Wait, man. Questo è un deficiente. Lascialo morire, lascialo morire. Lascialo morire, sì, infatti non tirarlo su. Non c'ho 22 di vita che l'ho colpito io. Con Begille. Voleva mettere mira. Con i sui cazzo di trucchetti. Ha sparato una persona. Una vittima. Così, eh? Anzi, voto anche per espello. Sì. Hanno quasi sparato come in si testa. Fa a votare? Che non mi ricordo più. F6. Allora, te lo dico subito. F6 mi pare fosse. Ma no, io per Moro. Questo è Moro. Ma Liezar? No, non sono stato io. Liezar? Non ma sono che stato fai? Io. Stato ma è, chi è? Non sono stato io. Votate lui. Mi sa che no, non si è levato di culo. No, no, non si è levato, lo levo io. Faccio io, voto espulsione, guarda. Ti avevo promesso. Che sarei tornato. Video. Ma grazie quartetto. Occhio che hanno aperto la finestra. Ma che voto, cioè. Ragazzi. Grazie cornolo, ti amo. Oh, l'avevo visto, stavo guardando Mario! La chat però. Due? Stavo guardando la chat. Marco, dimmi dov'è. È fuori, lontanissimo, in un muro. Allora dietro. Non ne serve tu niente. Non guardare. Allora, stavo guardando un attimo la chat e mi sono distratto. Ho sbagliato tutto. Ho rotto un droine. Ma il 57% non è che possiamo arrivare a sbloccarlo tutto, è l'ultimo livello. Aia! Bravo, Liezar, è per terra. Già ah no, 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 c'è un altro. Ma quindi sono da solo con 22 di vita? Ma è uscito quel tizio? Sì, è uscito. Sì, sì, abbiamo cacciato. Non è che è uscito. Il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona. Sono spaventato. Io l'ho sentito calarsi, le paste. Se rimani in questa zona, il nemico ti l'ho sentito dalla finestra io. Però potrei sbagliarmi. Fammi vedere le telecamere. Siamo chiusi. Ecco la telecamera, bacio. È qui appeso, Moro. Posteri. È appeso, si sta muovendo lì. Happy birthday. Quasi livello 6 siamo. Grazie di extrain, amici. Grazie arriviamo visto. A livello... Siamo mai arrivati a livello 6? Non una volta. No, il massimo, livello 5. Esiste il livello 6. Ah, ok. Anda al contrario, grazie, Anna. Perché... Grazie, Anna al contrario. È giusto, in realtà. Ho capito, ma scusa. Grazie, 1002. Manca io li vedevo manca la l'ultimo testa e siamo al massimo, amici. E lo so che la vedevi, ma forse non la posso fare io, fermi. Sì, ma per forza non la prendevo. È arrivata, è arrivata. È arrivata. Due sono arrivati, grazie. Booster ah, e Arges. Che bellezza. Ah no, non potevo farla comunque io. Grazie mille a tutte e due. È grazie, finito? Bellissimi. E anche pure nuova Scoggi. Sub. Scoggi, nuova sub, grazie mille. Grazie Marco mille Bello, lo prendi Persona 5 Persona Royal con l'italiano? Anche io lo volevo se lo escono... 5. Allora... ho sbagliato, scusate. Yeah, Papa Pongo, grazie a ma grazie Papa Pongo. Allora, al 139%. Potevamo chiedere la chiave, 157. Ma se ci arriva la chiave la prende Moro per PS4. Io aspetto la versione per Switch che a quanto pare potrebbe arrivare, vediamo. Stanno parlando i vari team... Stanno facendo tanto, cose. Aspetta, il Royale esce su PS4 quello in italiano. Mi sa di sì, sì. Sì, anzi, ci sarà una patch anche su PC che... Su PC non esiste. Non c'è proprio, è no, esclusiva no, no. Play. Sì, sì. È sulla Play e adesso stanno parlando, stanno facendo dei sondaggi per portarlo su Switch. Però non lo so, ancora non c'è niente di ufficiale. Come Hype Train livello 4, scusa. Ma abbiamo no, fatto il bug. 7 abbiamo ma adesso fatto. Ho detto da, 18, 19, no era un bug Marco io un voglio bug. Giustizia io voglio in questo un lacca mondo
Io voglio giustizia, Marco. Mi sa che però ne credo che nessuno abbia ricevuto il... Allora, ti potrei distruggere, però sarebbe treno. Divertente, però non lo faccio. Eh no, perché nessuno ha regalato il cibo a donato B. Ciuf ciuf. Minchia, Wallera! Pirtoso. Si sono sparati addossi, oddio, Pirtuso. Paravati, si sono sparati addosso sti coglioni, ma chi sono? Ma sono loro in 4. Ma chi sono? Ah, già, Jackal. Jackal. Beh, ci sta, in realtà... sì. Effettivamente. È una Krasi, però. È Krasic. Porterete Dead by Daylight, non ci va Dead by Daylight. E metà delle volte che proviamo a farlo, la maggior parte delle volte non funziona perché è un gioco del cazzo. A me ci piacerebbe anche riportarlo. Cioè, a me piacerebbe giocarlo. Paste cagotto, grazie mille. Qualsiasi cosa voglia dire. Come paste cagotto? Grazie mille, ben arrivato. No, paste cagotto si chiama proprio. Eh sì. Appunto, Marco. Grazie mille, ben arrivato. Ma chi è che mi ha ucciso? Ma questo era dentro, ma non l'ho mica visto io. Come dentro? Parte dentro, cucina, non siamo in attacco. Ah. Morto, Corvo. Il fiuzzo proprio da sotto. Eh no, perché lo stavo Corvo, facendo io col Jackal. Dietro di... Ah, quello, così. Ok. Non si può. Sì. Amici, c'è Pippo Larry. Ma perché qua non si può? Usa, Lo pizzico. L'ho pizzicato due volte, scappo via. Sono un furbacchione. Un attraverso. Ridi. Che taccia anche, è morto. Prendete il contenitore di biorito. Ah no, mi esplodono. Scappate. Ma c'avevo dietro. Morto, come, da dove è arrivato? Ho messo anche la crema là dietro. È moro. Ma il nostro ha ucciso un altro con la tacianca. Incredibile. Che taccia anche una merda. Fortuna che lo reworkano. Io non vedo l'ora che mettono l'oro. Ciao Roby. Giochi da fare in gruppo, aspettate. Cazzo. Il gruppo? Quello dei Tico Taco è l'unico che mi viene in mente per adesso. Sì, per adesso è l'unico che ci viene in mente, però... Grazie Love God. Grazie Love God. Non saprei altri di gruppo. Ce n'è sicuramente qualcuno, sicuro, ma... non ce ne vengono in mente adesso, sì. Però ci sono. Probabile, sì. Non saprei, prendo, non so. Non mi vengono in mente. Riprendo Twitch che è andata bene. Sandro. Fall Guys. Anche Corvo, quello... che ne pensate di Goldberg? Tiamat. Non so se spoiler, non lo dico. Grazie Tiamat, ben arrivato. Tiamat. No, non lo dico però, appunto, c'è scritto ma non lo dico. Ben arrivato Tiamat, ben arrivato. Metti anche in past, non lo vogliono sapere. Sì, sì, sì. Raccomando a tutti i nuovi, se volete entrare nel gruppo sub, è lì linkato quando uno si suba. Cioè io non saprei cosa dire, anche perché guardo solo gli highlight. Vabbè, volendo posso anche commentare, tanto vabbè c'è stato già due giorni fa Super Showdown. E secondo me Bray Wyatt sta sul cazzo a qualcuno in WWE. Può essere. Perché hanno veramente una miniera d'oro, ma non riescono mai a... Ehi, Zam! Grazie mille. Cazzo, ma non l'ho pensato fine, grazie. Ma cazzo anche a te, faccio schifo, ragazzi. Cazzo mille anche a te, ma dule oggi. Siete veramente tanti, vi amo, grazie, ciao. Ma guarda taccia anche a merda dove sei messo sto scemo. Moro, adesso gli pizzico il bus. Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo. Adesso gli pizzico il bus. Guarda, taccia anche qua sopra l'imbecille. Ha deficiente. Aspetta, li fiuzzo di fianco, se non puoi. La mira con Twitch, amici, oggi non c'è. Cazzo, m'ha spaccato, però ha ripreso la torretta, quindi si sposterà l'imbecille. Ambecille! Eccoci qua. A deficiente! C'è già? Sì, c'è la rompiamo perché siamo fastidiosi. Poi andiamo da terzo. A me piacerebbe un sacco fare sesso. Anche WWE live. Ma non funziona. Ma è buggato come la merda. Che funziona di merda, funziona. Ma anche sulla Play? Adesso l'ho preso giusto, ma non arrivava il getto. Sulla Play funziona di merda. Credo ci abbia lì problemi un po' ovunque. Lo so, credo che sia proprio programmato male. Che cazzo, perché sarebbe fighissimo fare le puttanate lì. Ma dai! Pasterix! Sono morto, ma non funzionano i miei punteruoli questa sera. Ma guarda che buco di culo, sto strunz. Stai zitto, Vector. Oh no? Uno al era in mezzo lì, al corridoio, Tachanka. Sì, era proprio lì in mezzo, poteva essere attaccato la chiesa. È morto il Tachanka. Eccolo, bravissimo. La camera, Marco, bravi. È forte. Bottiglie, Marco, le bottiglie.
bottiglia, preferisco di non muore. Marco, il buco gigante, la trappola di Kafka in qui alla porta, Marco. Carica speciale alla larga. Un po' di paura. Non è qua. Ho paura nel paese, gli ho sparato. Proprio in pieno, Qua a destra. Qui. Sessualizzalo. Vabbè. Pistola. Difensori eliminati. Missione d'attacco riuscita. Buono, buono. Mannaggia un cazzo, guarda. Ah, amici, che bellezza. Poi si è tratto di una partita dopo, ha fatto 7 kills. Mica 7-0-0, sto qui. Bravissimo, mica come quel bastardo di prima. Merda, boh, allora, a me non me ne è mai fregato niente, amici. Però non è uno di quei giochi che non me ne è mai fregato niente, quindi non lo giocherei mai. Potrei giocarlo più avanti, perché comunque il gameplay non mi dispiace troppo. E che non avendolo mai iniziato... Pacchettino. Ho giocato solo il 2, io. Ho giocato solo l'1, invece. Non mi è mai entrato troppo. Giocate qualche vecchio gioco WWE, tanto sono ancora fighissimo. Ma il problema è che è multiplayer. Bello fatto. Io perché ho giocato... Il single player anche di quelli nuovi fa caccare, anche il single player, però... Madonna, l'ultimo è veramente... cioè, è divertente da fare in live perché... Però... fa ridere, appunto... però cioè, a noi ci piacerebbe fare... Che cazzo so, fare anche i personaggi delle palle. Magari anche voi da casa se vi mettete a fare i personaggi, facciamo la nostra... li facciamo giocare. O facciamo giocare nostro, anche in automatico, noi li commentiamo come fossero... Cioè, sarebbe figo. Sono cose che già un sacco di gente ha fatto anche. Però è una roba fighissima. Tipo, magari anche il Thermoverse lo si fa combattere... Sì, ma sarebbero... Beh, ma in realtà sarebbero tante. Che se voi fate delle skin, le facciamo comprare in automatico, si può fare. Cioè, tanto è uno stream su Discord, gioca. Magari, per gioca, vedere in diretta, sì. Sai che ci potremmo pensare. Tanto WWE Marca ce l'ha, quindi. Sì, cioè anche io. Anche io ce l'ho, infatti, l'avevamo preso tutti. Marco, io ti aspetto. Preso tutti i 20. Mi pare che l'avevamo preso tutti. Io l'ho. Ma c'avevamo anche giocato. L'ho fatto anche live. Ci avevamo giocato. Che funzionava volte, sì. Di merda. Io non ce l'ho. Ho solo il 19. Mi sembra di no. Il 20 no. Sì. Io il. Cioè, WWE. Il 19. NBA lo devo. Il 19. Il 19. Probabilmente sì. Ho giocato anche con caccare, scusa. Un Dillion, non so cos'è. Non ho capito cos'è. Quando hai detto un nuovo RPG stile Pokémon, mi è venuto in mente il tema. No, è un Kickstarter. Però è sempre la stessa roba di... Cioè, no, quello qui è tipo un open world. È stile appunto dove devi catturare le creature, però... Non lo stesso destino di Temtem. Sono d'accordo, però è proprio il modo in cui... Il modo in cui l'hanno gestito, che secondo me non va. Lo rendi imbattibile per poi... Cioè, hai l'occasione di lanciare qualcuno di nuovo e non Goldberg. Ma ancora qua siamo, ma scusa. 60 anni. Ancora sta matto. Mi seguono i video veramente sul tubo. Angelino. Ben arrivato, ben benvenuto. Angelino. Ben arrivato. Benvenuto su Twitch. Questa è la piattaforma delle dirette, dove noi siamo in diretta. Non so dove è andato. Era entrato nel bus. Una botola. Fa strano che non l'ho distrutto, però vabbè. Paccalo! Cambio caricatore! Moro, quando spari però non correre davanti. Perché sta sparando dietro. Tutti ti uccidono, fai sempre lo stesso errore. Ma no, ero dietro, Marco. No, eri davanti a me, l'ho visto. Ma che cazzo dici? Ho smesso di sparare quando ero davanti. Ti giuro che eri davanti a me, Moro. Ti abbiamo visto. Invece. Ti abbiamo visto, ti dico. Ero dietro comunque, Marco. Ti dico che eri davanti. Era Loki quello davanti. No, ti ho visto! Va bene. Ero comunque dietro io. Va bene. Amici, scriveteglielo in chat, così si sento un deficiente stupido. Io mi metto a posto qui dietro. Non è vero, sono scoperto da tutti i bordi. Dove mi nascondo io con sto cazzo per mettere il drone? Diuzzano! Ma gli ho sparato subito! Moro, mi dispiace. Vedi? Croce. Comunque, non come è buono, avrete visto altro. C'è... Stanno sparando... Certo. Un enorme gifter che ha regalato la sub a Kri Meliodas. Merda. Proprio diretto a lui. Melaio Daos. Quale? No, gli ho sparato arrivato, bene, che mi ha sparato prima lui. Tra l'altro ha suonato stavolta, quindi è stato messo a posto. Sì, l'aveva testato Luke in teoria. Però forse magari questa è perché è diretta e non è random. Ah, ho preso una porta, d'accordo.
Grazie mille comunque per la sub regalata. Il robottino dietro al Q. Ricarico. Il capo stipido. Ma perché era il capo, quindi ho detto uccido il capo così poi ammazzo. Funnano. Allora Fidek all'ingresso. Non capisco dove cacchio. Grazie a Resi, grazie a Resi. Grazie. Ecco, come buono lei. Che mi ha subato a Delli. Ellie, giusto? Ha regalato la sua a Delli. Ma grazie. Che storia. State facendo il giro. Che storia che siete oggi. Grazie a te. Per te. Ma grazie per i 7. Miei ragazzi, grazie bella. Grazie mille a tutti. Grazie per le sub a tutti quanti, eh. Mi raccomando. Se volete entrare nel gruppo dei sub. Ne ho colpito uno, ma mi ha colpito di più lui. Alla fine voglio dire. È che decido io. No, però se volete entrare è lì linkato in ogni sub. C'è il link oppure l'ecco. Come quello che ha messo Vector. Moro occhio lì a destra. Cioè nel bar. Nel bar? No, aspetta, hanno suonato anche laggiù. L'amore ai tempi di Twitch, certo. Cazzo. Entrano dentro, Moro, eh. Occhio che c'è Glaz, eh. Ma sono da solo? Sì. Io mi devo salvare il sito del lavoro di Esprit. Ma oggi è domenica, per un lavoro. No, Merkel. Non l'avevo atterrito. È perché non ce l'ho salvato io il sito. Fa vedere che lavoro fa Esprit. Oggi è domenica. Ma che c'entra? Perché noi siamo a grattarci le balle, anzi. Ma c'è un lavoro più leggero. Però Esprit oggi... Mi stop, Marco? Stop. Esprit sta facendo il giornalista a Baku. Quello di My Hero Academia? No, quello lì è... È Deku, quello lì. È Deku. Io prendo di nuovo Doc. Lo so, Chris. Infatti sono diventato un ciccione io. Adesso mi compro la cyclette. Purtroppo non sta riaprendo più le palestre. Cioè, purtroppo, capisco, però... Non so con cioè dobbiamo proteggere. Ecco, vai a chiedere a lui. E quella qui è l'unica informazione che c'è arrivata. Devo fruttare, mi muto. Devo bruttare, fruttare, mi ruttare, ho capito. La puoi recuperare, Kiryu, la puoi recuperare qua nei past qua di Twitch. C'è la live dei sub, dura ancora 50 giorni circa, 55 giorni. Ma amici, io sì. Farei anche la ginnastica a casa. Il problema è che non so se avete visto la mia stanza. C'è questo piccolo problema che non ci sto se faccio le cose, quindi... Al massimo posso fare i pesi. Sì, ma... Marco. Ovviamente potete vederla solo se siete sub, se no... Posso fare i pesi, ma insomma, se devo bruciare è un po' dura. Cioè, posso sempre appiccare un fuoco, però non è il caso, non mi sembra carino. Io mi metto dalla parte del... Aggiorna la pagina, Valente, grazie mille, sei rinnovato. Aggiorna pure la pagina, dovrebbe comparirti il foto, il comando per condividere. Plank a manetta, ma non ci sto neanche per fare plank, amici, non sto scherzando. Dove mi metto? Devo entrare con la testa sotto la scrivania. Maria, grazie Silver, 4 euro, 20. Già iniziato? Grazie Silver, grazie mille. Ucciso. Grazie Silver, grazie mille. Oggi sono sotto sopra, sono sotto sopra. Cazzo, ma era di fianco a me? Squilla il telefono cellulare, ma stanno entrando tutti, cazzo. Ma sono già tutti, la stanno rushando di brutto. Ma sono tutti da quella parte? Tutti ha scoperto. Hanno già rotto un drone, come cazzo è possibile che... ma hanno pure inculato, eh. Ma che rato le telecamere. Già che le sulle mie tracce, ma hanno sgamato tutto. Ancora, ma che palle. Grazie Ale! Eccoti qua, Ale. Grazie mille. Bentornato Ale, grazie mille. Che ma cretina imbecille. Destra? Non è tipo qua. E che si sta muovendo? Ma permetti al nemico di prendere il contenitore. L'avevo sentito giusto. Ma non mi trovo dietro. Ti spruzzano super liquidator.
eccolo. No, è a destra, è andata. Non è tornata indietro, niente. L'avevo colpita anche, porca vacca. Minchia, minchia. C'ha tre quarti di vita. Ultimo attaccante rimasto in vita. Sinistra, mor. Caricato. No, non avevo colpi, ma ricaricato da solo. E devi cambiare arma. Ma non so farlo quella cosa, Corvo. Sono accorto adesso. Ma neanche io, te lo sto dicendo così perché lo vedo fatto da altri. Per fare il figo, ma sì, esatto. Non ho mai cambiato arma. Non sapevo neanche di avere un'altra arma. Ma 100k su YouTube uscite Luke. Ma tanto non ci arriviamo a 100k su YouTube. No, no, infatti. Ma tipo 75.000 da due anni ormai. Ma che 75.000? Quando mai? No, siamo 76.000, sì. Oh, ma veramente? Ma non ero io, ero fermo ai 60.000. No, madonna, amor, non lo apri da tre anni, però tu YouTube. Anni fa, che dici? Sì. Forse ero fermo a 70.000 allora. Può darsi allora già più 70.000. No, io sono sicuro 60. Forse su Twitch. Poi su Twitch quanti siamo? 74, sì. Quanti? Ma 64, sì. Allora forse era... Ma Twitch saliamo in proporzione tipo 10 volte YouTube. Ah sì, ma YouTube perché chi ci doveva seguire potevamo ci ha festeggiare ai 75.000, scusate. Fare un party. È il metà di 150. Va bene. Non so. Io farei tre lo quarti speciale... del 100. Ma 100 iscritti? Cioè, 100 iscritti? 100 iscritti? 100.000 su Twitch ci danno anche qui la targa di Pongo. No, è vero, qua sì, non c'è... La targa non di c'è plastica. Nulla su Twitch. Una foto di Luke però ci starebbe, amici, è lui che si deve far vedere se si vuole far vedere. Ovviamente è vero. Ma perché avete questa mania di vedere Luke? Poi quando lo vedete ci disiscrivete. Ci disiscrivete proprio a noi, ai nostri account. Cazzo, ormai sono ingrastrato. Grazie Frank. Grazie. Buonasera Frank. A lei Frank. Ho sbagliato perché faccio di corsa che non ha senso, Silver, che non ha in caso arriveremo a 100.000 iscritti, boh, teoricamente arriverà Moro perché è intestato a lui il canale. Ah, bastardi. Ma tanto non ci arriveremo a 100.000. Lo fondo e faccio problemi. Dei piccoli peni. Ma è argento. Beh. Occhio ragazzi che sono messi fuori da una porta. Facci. Morto. Ho anche spottato. Però se sommiamo il canale principale, quello delle live, siamo già... Sono stato individuato? Carrovia. Io non saprei... E sono al secondo piano, a sto punto. No. Io sento fare cichi cichi qua, eccola. Sta scema, ma poi che rinculo c'ha sta arma di merda, ma guardate che inculata. Ma sto scema! Ma noi l'abbiamo visto. Crimine, ma questi qua sono tutti a terra zigulanti in giro per casa. Ma che vuol dire? Gli ho tolto un botto di vita a Lord Mosswell. Master Ibo. Ma questi? Cazzo giocano? Ma non ho capito come cazzo giocano questi. Marco, lì di sotto era. L'avevo visto che era giù, però. Era buttato paura... dalla finestra. Ora che ci siamo fuori anche di qua. In realtà non, allora, non è vero, perché fuori... molti che ci seguono sulle live non sapevano che avevamo canale principale. Vero, ormai siamo più streamer che youtuber, infatti, sicuramente. Molti non lo sanno che abbiamo il canale principale. Ha voglia, se siamo più streamer che youtuber noi. A volte siamo più stronzi che... Ma siamo sempre stati più streamer che YouTube, anche prima che Twitch prendesse... Sì, oddio. Sì, cioè facevamo più video, è vero, però comunque siamo sempre stati più streamer che... Grazie Epidermic, grazie. Quanti sono 100.000 secondi? Per vedere calcoli non ti permettono. 2000. Una giornata. 3600. Sono 27 ore, 28 ore. Vedi. Grazie Epidermic, grazie mille. Marco nel pube gli hai sparato. Sono bravissimo a sparare i falli. Marco pube. Marco, che ce n'è uno. Dire, no, oddio, Raven, anche la media di Twitch. Anche la media di Twitch è calata molto. Perché è arrivata anche più gente che streama. Ma avete visto che è caduta Sandra Milo? Porca miseria, è caduta veramente male, tra l'altro. Io ho avuto paurissima. Che di faccia è andata giù. Proprio è caduta dura come... Prendi un asse di legno, Liezzar. La metti in piedi. E poi lo fai cadere. E poi lo fai, cioè, lo metti giù in piedi e lo lasci cadere. È... Però ha fatto anche un mezzo, mezzo turnichino perché ha provato a salvarla. Se mi ha trovato un braccio stava per fare una presa di rock and roll. Sempre asse di legno rimane.
E che volevano vedere se con l'asse terrestre rimanevi in piedi anche Sandra Milo, ma purtroppo insieme alla scopa. Era vero che eravamo spesso sopra i 1000 che prima, ma facevamo all'inizio perché facevamo sempre di TT e comunque porta un sacco di più gente. Poi perché c'era comunque anche meno gente che streamava prima. Prima su Twitch c'era un decimo della gente che streamava adesso. Ma sì, eravamo pochissimi che streamavamo di quelli che arrivavano da Twitch, da YouTube, eravamo tipo 6, 7. Dai, ai 99.500 iscritti su Twitch facciamo la maratona finché non raggiungiamo i 100.000. Che si può fare? Io non ho capito, scusate. Perché solo 500 solito... perché non c'ho voglia di farla troppo perché lungo. Perché in media di solito sui 400-500 follower durante le 12 ore si fanno, quindi... No, cosa c'entra Dario? Poi effettivamente... Cioè, Dario ha tantissimo pubblico, ma un sacco di gente ha tantissimo pubblico e a noi ci seguono lo stesso, nel senso non abbiamo le stesse persone. Anche perché tranquillamente quando Dario fa 3.000-4.000 persone esatto. Noi abbiamo gli stessi identici numeri e tanti altri gli stessi identici numeri. Quindi hanno portato un sacco di gente, ma poi molta gente esatto, non è detto che ti segue, esatto. Magari che ne so, uno che arriva da YouTube ti porta 100.000 persone, di queste 100.000 ti seguono 10, tipo. Esatto, non è detto sì. Che ti seguono per forza tutti. Mitragliette, vediamo, devo fare una missione con le mitragliette, ma comunque, voglio anche rendermi utile. Vabbè, io soprattutto ultimamente, negli ultimi mesi, sta arrivando anche un sacco di gente nuova. Quello sì, ultimamente sì. Per quello sì. Siamo molto contenti per quello. Più che altro dalla mattina. Sì, poi, no, comunque anche in generale, comunque sta arrivando molta gente nuova. Input bisonte, grazie input. Grazie input bisonte. 1013. Sei molto bisonte. No, ci sono più persone che seguono Twitch ora più o meno, perché molta gente magari segue lo youtuber che fa la live su Twitch, quello che però magari dicendo. Lo youtuber che fa una live al mese, poi per il resto del mese non lo caga Twitch. Cioè. Sì. Beh, però quelli lì magari portano gente a conoscere Twitch e poi la gente gira sempre. Trovate il contenitore di Biorino. No, Dog, no, c'è. No, Dog c'erano. Per esempio Power ha fatto il record 10.000. Italiano, sì. Io voglio. No, in realtà anche i 60.000 era Power. I mates l'hanno fatto Ciccio, l'ha fatto. E anche Ciccio all'inizio raggiungeva i 10.000 tranquillamente. No, c'è il pubblico. Cioè, nel senso, appunto il record era di Power comunque sì. Lui ancora sì, ha tipo 50-60.000, non mi ricordo. Vabbè, Dario c'ha un botto di gente comunque, eh. Anche Zano, sì, c'è tutta gente che comunque ce n'ha non sa. Il record attuale con il computer hanno deciso di cavalcare l'onda del successo di Twitch e venire qui. Mi sembra molto una caponata. Molti sì, molti, ma infatti. Ma sì, ma tanti altri semplicemente. Cioè, allora, questo è un discorso che non ci sarebbe neanche bisogno di farlo. Però, ragazzi, su Twitch è vero, di merda pieno. E come YouTube, cioè. Come YouTube, esatto. E di gente, cioè, voi pensate con la vostra testa, tutti. Fortunatamente noi abbiamo un canale di gente, cioè io ringrazio il cielo ogni giorno perché siete voi quelli che ci seguite e siete la maggior parte gente con la testa, che pensa con la propria testa, e infatti la maggior parte delle volte la prendiamo nel culo noi per sta roba qui. Esatto, è vero. Perché sinceramente non me ne frega nulla di per fare i soldi servirebbe altro, però esatto, preferisco essere seguito da gente intelligente, fortunatamente. Ora io ti sto seguendo, dove cazzo stiamo andando? Ma stavo perché cercando le telecamere io. Io volevo fare una cosa intelligente, ma purtroppo appunto mi sono ricordato di essere... la C4! E appunto è pieno di gente di merda da non seguire. Dovete essere scaltri voi a capire... Non state individuato, dov'è la telecamera? A capire che quelle persone non sono da seguire, Mi raccomando. Perché è pieno di gente che non fa contenuti, ma sfrutta... brutta cose ed è su YouTube solo per fare i soldi, su Twitch scusate, sì, ma solo tanto per fare i soldi. Appunto come hai detto tu, tanto si capisce no, non chi mi lo piace fa entrare per un motivo qua, e chi per un altro sì, no, io cerco di aprire gli occhi a chi perché subito, può, ma può capitare, ma non c'è neanche bisogno, cioè, se uno ha la testa lo sa tanto, si vede. Quindi penso... vado Corvo, arrivo da sì capo, noi subito dall'inizio poi ovvio c'è tanti che arrivano, sono arrivati su Twitch da YouTube. Ma quasi tutti in realtà sono arrivati anche per... cioè, in che senso mi fo... per giocare, mi per divertirsi e perché comunque si guadagna anche bene. In che senso? Però, ovvio che tanti altri l'hanno fatto solo per cavalcare l'onda. Non facciamo nomi ovviamente, perché tanto a me frega niente di far nomi. Anche perché tanto non c'è bisogno di fare nomi. Non interessa di far se nomi. Se avete un attimo proprio, di testa lo capite voi chi è che... L'ho visto, è qua! Che è lì solo per fare i soldi.
Beh, sappi, non c'è nulla di male per fare, nel fare tutto esatto, solo come soldi. Esattamente come su YouTube. Perché allora non c'è niente di male, come infatti. Lo fai. No, dipende come lo fai. Porca puttana che domo. Anche per noi è il lavoro, eh. Dov'è? Perché anche noi ci vendiamo. E quindi noi è il lavoro, esattamente. Bisogna vedere anche come lo fai. Noi è il lavoro e anche noi ci vendiamo. Però non mi metto a fare... Porca miseria, amici. L'ho buttato, cioè l'ho colpito un pochettino. Riuscite a venirmi a tirare su? Magari non... dalla non parte metto... in cui sparano. Ma possiamo Corvo, anche tu dovresti semplicemente... farcela. E niente. Ma io sono morto io, Marco. Ma no, possiamo Corvo anche del... dirlo, eh. A noi ci arrivano tante proposte, senza dire nomi, niente. Tante proposte di collaborazione, roba del genere. Ma spesso le rifiutiamo. Ma perché sì. Non ci interessa fare quel no, tipo Corvo, di cose. Non di... è che non l'ho ci preso. Interessa. Che non ci interessa nostro... perché non è di nostra competenza. Non è di nostra competenza. Tipo, ci è arrivato... una proposta per fare Raid Shadow Legends. Esatto, sì. Che io cioè ve l'ho anche prima di che ci arrivasse questa proposta, che ci è arrivata qualche giorno fa, così, però non l'abbiamo accettata perché nel nostro canale ha pochissimo senso. Che culo, non abbiamo che culo. Cioè, che culo. Io prima che ci arrivi, io pensavo avessi perso totale. Pensavo avessimo cioè, perso. Aveva, aveva pochissimo senso farlo nel nostro canale. Non che per non avesse quanto... senso fare il gioco di per sé, perché è un gioco molto bello. Beh, per telefono, cioè, e allora... tutto quello che vuoi. No, no, per telefono è un bel gioco. È che il nostro canale che provato, senso ha? Marco, ma anch'io ci ho giocato. Ci ho giocato un'oretta, però a me non ha preso. Il gioco non ha niente che non va. Semplicemente non lo giocherei. Però, cioè, all'inizio era carino, però... Oh, anche perché altrimenti l'avrei anche secondo fatto, me, se a uno piace il genere... fare una live-esta. Potresti fare Tekken come Woody Licious. Almeno con lui c'è arrivata, le carte. C'è arrivata tu. Sì, volte. Non l'abbiamo sì, fatto. Ma stanno arrivando un sacco di offerte non di giochi così. Solo che sul nostro canale non li faccio. Cioè, che senso ha. Poi ci sono anche cose che ci sono arrivate che io, ad esempio, ho voluto fare. Loro no, tipo World of Warship. Ad esempio. Esatto. Però, fortunatamente, ci siamo noi a dare dello stronzo agli Ezra. Che palle. Però guardate, Tanks l'abbiamo fatto. Ma tra l'altro, giochi of Tanks, per... cioè, adesso, qualcosa di. Al di là di tutto questo discorso, quelli dei giochi del telefono pagano veramente un casino. Tra l'altro, ma sì, ogni volta per dire di no mi fa male il cuore. Però ma poi lo sapete che ormai io sono mobile gamer, no? Solo che appunto trovavo veramente difficile fare un placement su Raid senza sembrare esatto, un marchettone. Esatto, un marchettone forzato. Che poi sicuramente per come siete voi, cioè il nostro pubblico, a voi non ve ne fregherebbe neanche niente, però infatti, non ha veramente senso, è proprio una cosa fatta solo per... Ma guarda, io ve lo dico, se ci arriva il placement per AFK Arena, quello lì lo faccio, ve lo prometto. Ma ragazzi, Arciero, adesso voi prendete in giro, Arciero è stupendo, io lo faccio. Non... Gliel'ho detto anch'io. Io un'ora di Arciero ve la faccio. Ma non si può fare. Non lo puoi fare, come fai? Lo faccio, Arciero. O streami da cellulare direttamente o streamo da... Come fai, Marco? Comprare la crocchio separato. Lo stack se poi attacco il pad e faccio con lo stack come lo lo stack come cazzo fai 250 programmi esterni. E adesso c'è anche il clone di Arciero che è uguale identico però con la grafica un po' diversa. Booster Lengo che esplosivo, che casino, che questi sanno sempre dove buttare la C4. Però ad esempio qualche gioco l'abbiamo fatto tranquillamente anche in live di sponsorizzazione. Beh, avevamo fatto la beta di COD all'epoca, quindi comunque sera, quando giochi ci interessano li facciamo. Ma cioè, allora, bisogna anche sforzarsi. Ma che cacchio. Che figura di cacca. Fatto il ninja, bisogna, troppo. Bisogna anche sforzarsi, perché essendo il nostro lavoro, dobbiamo anche sforzarci un pochino. Magari dobbiamo cercare il modo adatto per fare una cosa che se non fa cagare. Ma questo è di imbecille! Cos'è? Grazie, contessa. Ma cosa ha fatto sto guarda, sei cresciuto granata, talmente ma... tanto, mi fotto la contessa che ti sei chiamato, mi fotto la contessa. Vabbè, grazie a noi. Penso come... No, sto scherzando io. Pantellas! Un saluto pantelliano a tutti! Bravo, Gorn, era proprio quello. Comunque, dicevo, cioè, uno che fa il nostro lavoro deve sapersi anche vendere, ma vendersi non vuol dire che... cioè, tu mi puoi prendere anche il placement di Raid Shadow Legend, però... devi fare in modo che poi il contenuto che ci ricami sopra sia coerente con quello che fai. Perché sennò cioè la gente lo vede che è un marchettone basta e sei lì per vendertelo e basta. Perché poi mi puoi giustificare... cioè io non so se poi è andato avanti, però io spero, io voglio fare il placement della L'Oreal.
Sì, ma era arrivata. C'era arrivato, io voglio farlo. Ma non l'hai voluto fare? Come no? Sì, sì, ormai io a Blor gli ho detto tienimi. Ah, l'hai fatto? Ok, okay. No, pensavo okay, proprio non dopo deve, cioè, bisogna vedere se... Dice, scusa, cosa c'entrate voi? Avete visto i miei capelli? Cioè, dai. No, io no. Se non lo faccio io, chi lo deve fare? Poi sono quasi pelato. Lo dovrei fare io, quello della Pantene, che c'ho ancora la cofana, nonostante la mia veneranda età. Veramente. Porca miseria, sparate a queste merde! Non l'ho preso. L'ho preso. Se fossi solo youtuber, sarei peggio di una prostituta, ma... Ok, ma poi ti vai a dormire la sera e... Noi vlog così non li facciamo spesso, anche perché non abbiamo una vita così interessante, in realtà. Esatto, purtroppo. Devo fare i weekly, perché no. Perché non abbiamo una vita così interessante. Siamo e poi perché comunque sia non... Ci vedete che siamo qua in live, comunque, alla fine a fare le robe in live. Cioè, cosa alla fine siamo 4 ore al giorno praticamente in live. Conto se vado da qualche parte. Esatto, cioè se andiamo tipo alla Games Week così, lui siamo insieme lì, anche, cioè, facciamo casino anche in stanza, magari... O magari anche se vado in vacanza da qualche parte, però farvi il weekly di me. Ho fatto che il video per il Giappone, ad esempio. Cioè, io sto weekend sono andato a casa della mia ragazza, siamo stati come i panzoni a guardare le serie TV e le stream così tutto il giorno. Che cazzo di weekly mi fa? C'è montagne. Mettila, fallo cadere nella trappola. Eh no, ne ho messo un altro. Dov'è la trappola? Ma con chi stai parlando? Ma io sono un imbecille. Ma mi hanno scunzato, me l'hanno. Amore! E io ero Mira, non ho messo Mira. Era Mira. Tu dove eri? Dietro di te, cazzo. Sto facendo la cavea. Perché mi hanno anche buttato giù. Ma non, corvo! No, ma amici, non fate nomi in chat, non facciamo nomi, non mi interessa fare nomi, vi ripeto, non me ne frega niente. Non ce l'avevamo né con nessuno, con no, tutti no, e con ognuno nessuno. Ognuno è libero di fare quel che fate cazzo gli pare, volete, poi ragazzi. Se fa le cose di merda sono fatti suoi, ma... Ma basta queste cazzo di granate! Aia, ma l'hanno spaccato un'altra volta. Se uno vuole sponsorizzare un gioco per telefono perché lui lo vuole fare, lo fa benissimo. Ma non l'ho preso. Ma infatti, allora, stronzo. Io non giudico nessuno, al massimo mi fanno cagare ste robe, ma... Ok, l'ho ucciso quello là, eh. Eh sì, lo stavo per uccidere. Allora, al massimo mi fa cagare, però non è che non deve farlo. È giusto che ognuno faccia quello che vuole sul suo canale. Esatto, nei limiti dell'etica. Vabbè, certo. Per favore, perché c'è gente che si prostituisce su Twitch. No, dai. Dai, ma l'ho ucciso. Mimmo, Pepe! E Mimmo, Pepe. Weekly Corvo cioppa gli sconosciuti, no. Che palle, arrestano. Nel limite della legalità. E purtroppo per Twitch molte cose sono legali, quindi... Grazie. Però c'è gente quasi che tutto si prostituisce. Raven, quella lì è una faccenda che... Grazie, per adesso baby. No. Per adesso no, poi più avanti sappiamo vedremo. Il cognome. E via nel termoverse. Quindi è Mimmo Pepe, Moro? Ormai è così. Mimmo Pepe, bene. Qua Legion non mi piace, vabbè. Io, effettivamente è il nome di un cantautore romano, Mimmo napoletano. Pepe, sì, secondo me è napoletano. Non rifarete mai un GDR live? In realtà Luke me ne ha passato uno da Luke fare il Corvo tipo... lavora 10 per giorno. Tipo Everyone is John. No, non ho detto di no perché no in generale, Raven, che adesso come adesso non c'è modo di farlo. A cosa? È il podcast, che è una roba che mi piacerebbe un sacco, ma adesso non c'è in programma a breve, nel senso, in quel senso là dicevo no. Sarebbe non molto che non lo voglio fare, nel senso... È una roba che mi piacerebbe un sacco in realtà, il podcast. Perché e una delle cose che mi sarebbe sempre piaciuto fare è lavorare tipo in una radio, quindi sarebbe una radio. Sì, sarebbe bellissimo da fare, assolutamente. E dobbiamo metterci giù a farlo, quella lì. Poi alla fine quelle di Eurotrack non sono veri e propri podcast, perché non è vero, quindi, però ragazzi, sono sì, ma molto modi radio ci sono. Sono un po' modi radio. Sì. Sì, sono dei podcast quelli, no? Noi volevamo fare praticamente quasi una radio, cioè a me piacerebbe anche un sacco avere... Sparano già, incredibile, non stanno fermi. Cioè molti di voi hanno un gruppo e piacerebbe avere dei sample da far ascoltare. Io non capisco cosa sta facendo... Come avevano fatto una volta Karim e Fra. Esatto, sì. Karim e Fra nel loro radio, Io Tizio Radio... Sì, sì, avevano mandato le loro, cioè le canzoni della gente che seguiva. È una cosa fighissima, secondo me. Jezza, che bello, ho visto proprio cadere male. Madonna! Io sento, ma non vedo, ragazzi. Sta arrivando montagne, mi sa. Ma
Ok, quello là è morto, che pezzi di merda, ma anche sparato. Guarda, oh, come buono, Frizzo, lei. Grazie mille, ha regalato la Samba Raven. Grazie. E fai due mesi. Vedi, grazie Frizzo per aver regalato la Samba Raven. Tipo muschio mesi. Selvaggio. Beh, ho fatto uno uguale uguale. No, tre mesi ha fatto. Sì, sono grazie quelli anche, comunque. Grazie Frizzo, giustamente. Sì, perché il fatto, prima di fare un podcast... prima di fare un podcast o una radio... Dovremmo ma imparare. Ma dai, ma che sono girato? Dovremmo prima imparare a parlare. Ragazzi, è un talento che ci manca, quello dell'oratoria. Quello... dell'italiano anche. Esatto, proprio la lingua ci manca. Te lo stronzo qua, Marco. Vabbè, continuano. Aspetta. Sono tornato. Tanto fischio, però. Veramente un casino assurdo. Era quello scudo, mi sa che era montagna. Chi è stato? Corvo? C'è montagna. Dietro, ma è dietro di me? Sì. Me ne vado allora. No, dietro, dietro. Sì, lo so. Ma c'è Corvo. No, ce gli facevi il giro da dietro, da lì. Non so come si fa, però... sono pesantissimo. Tanto che Corvo. Se lo tiene Corvo. Lo tiene destra. C'è niente a destra. Cazzo, che giro bisogna fare? Ok, qua dovrebbe essere a destra, C'è un corridoio. È andato via di qua, comunque. Questa zibizze! Sopra, sulle scale. Aspettava, ha messo là perché l'hanno spottato. T'ha capito, cioè gli avranno detto che faccio il giro. Boh, tenetelo fuori, tanto finché è montagna. Montagna. Corvo, stai attento a non rischiare troppo che siete uno contro uno, Ma scusa, gliel'hai tirata anche tu la botta. Ma che cazzo, come funziona questo, vabbè. No? Era subato prima intanto Bokrim, grazie Bokrim, per i 26 mesi. Tra l'altro è un oro questo. A me non sembra, a me sembra più Babbo Natale comunque. A me sembra più Babbo di minchia, però vabbè. Certo, Jones, è la mia lingua madre. Ho sparato nel pene. Eh sì, che male. Amici, piano piano, sanno, lontano. Ma che dici, drogato? Tu sei un drogato, scemo. Drogato e come? Così. Stavolta glielo faccio vedere io, il pibe. Stasera non ho ancora mangiato. Cosa posso mangiare, amici che ci seguite da casa e avete il gusto raffinato per le offerte della mangiatura? Hai riso allo zafferano e poi fai un bel pezzo di cacca dentro. Buono! È che ci vuole tanto a fare il riso allo zafferano. Ma la cacca? No! Se non è lo stimolo. Faccio il riso, Marco. Non ci posso fare lo del riso allo zafferano. Neanche la cacca. Però... ma siamo di nuovo qui. La cacca ce la posso fare, proprio schifo. Tanti amici, ma... pizza surgelata, non ce l'ho. Un pezzo che non compro la pizza surgelata, comunque. Tipo di porco fritto. O porco. Pasta, cacio e limo pepe. Ho rischiato a sparare così, non si fa mai, amici, non lo so. La pistola, quella finta. Ho mangiato nulla a causa stomaco chiuso. Vabbè, ha rapito sto stomaco. Grissini e Nutella. Ma che è grissini e Nutella per cena, scusa. Minchia, è entrato! Sparatogli, oh! Ancora 5 secondi. Il drone nemico è individuato. Un cake, che basta? E basta. Pappardelle e funghi. Oh, come, qualcosa di più semplice. Pasta col tonno, va sempre bene. Ma è una dietro l'altra, ne avete messe di ali. Dove? Pasta col tonno è buona, è sempre buona. Poi il peperoncino, latte e cereali rosa, ho sbagliato. Poi peperoncino, come muore. Vabbè, devi perdonarmi assolutamente. Ma da dove è entrato? Ma dove cazzo non ho sentito neanche stanno niente. Sparando a tutti, lo so, ho notato. Mi stanno tornando, non riesco a prendere il drone. Affanculo. È di nuovo montagna con dietro il tizio dietro. Le due granate dove? Servo una porta. E niente, di nuovo.
Ma vaffanculo. Se vai di sotto così ti prende sempre. Mi ho ucciso questi due fuori, sti stronzi. Beh, c'è dentro montagne. Tanto è dentro, ma è c'è poco da interrogare. Fuori invece c'è quella col cecchino. Aioio e peperoncino. Ma più che altro l'altro. Non c'è il peperoncino buono. Sarebbe stata... Domenica sera non c'ero, sì, c'ho fame. E dalla finestra dietro. Povo al tegamino, le ho mangiate oggi a pranzo le uova, non voglio rimangiarle anche stasera. Poi dovrà ricaricare, Eliezer, non può più far niente. Può darti un pugno nella cavessa, però. Forse ti conviene usare il mitra qui. Dai colpi e prova a colpirlo. Giragli veloce dietro. No, Eliezer, potevi ucciderlo. Oh, oh. Male, buona. Tu scemo, imbecille, a deficiente. Ma scemo di merda! Ho fatto la faccia, spaccato. Promo Bandimore. Filadelfia al muco, ma che schifo. Mi scrocchio le irrita. Braccetti e aceto balsamico. Ma la stoffa non si mangia, ragazzi. Braccetti e ma imbecille. Una caramellina al catarro, quelle al mu, al muco. Che schifo le caramelline mu. Io sai che cosa mangerò stasera per cena? Ma aspetta, me l'ha soppato pizza. Trita pavone intanto. Tosto trita pavone, 9 mesi, grazie trita pavone. Grazie! Oh, dei toast con il brie e la marmellata di mele cotogne. Marmellata di mele, sai che forse non l'ho mai assaggiato? Sì, sì, io invece oggi a pranzo ho mangiato i toast con l'avocado e l'uovo al tegamino. L'uovo all'avocado. E com'è? Perché boh, non mi ispira tantissimo. Allora, l'importante è che non cuocio l'avocado. Grazie canna. Perché fa schifo. A me fa cagare. Grazie canna. Grazie mille, bello. Cos'è? Protezione ostaggio, no, aspetta. Io prendo l'avocado, lo frullo con un po' di prezzemolo, olio e sale. Poi lo spalmo su un pane... Mi fanno proprio vomitare. Croccante. Tantissimo, zio. Sì. Prendo... E poi ci metto sopra l'uovo cotto al tegamino. E ci spacco sopra un'altra fetta di toast che squiscio tutto l'uovo. È molto buono. Invece ieri ho mangiato la pizza e oggi fatta in casa, ovviamente. Gabbo! Grazie Gabbo! Adesso voglio sentire tutta la lettura di questo messaggio. Duro. In ma sti no. Giorni mi son visto un sacco di vecchi video che rimangono divertentissimi non per leccare il chiurlo ma vi seguo dalla nascita dal 2015. Penso che il percorso che avete fatto è stato è incredibile i pochi... No! Pochi numeri su YouTube non vi parlando un po' troppo, grazie mille, a un certo punto. Anche un po' meno, Grazie mille comunque, Moro è il solito bastardo, comunque. Così, ma... Si sa che sono nato dal culo. Qualcuno che rinforzi qui, amici? Stiamo riprendendo i muri dal coso delle munizioni. Ma perché si interrompe il bot dopo un po'? Perché dopo un po' si stanca. Giustamente dice, tanti soldi mica me li danno a me, che mi frega di leggere. E che dopo un po' si rompe il coglione e dice basta. Rifornitevi che vi riprendete i muri, eh. Ah sì? Sì, però te ne da uno. E dopo un po' finisce tutto aspetta. E ce la prendiamo in culo. Sì, ma tanto non la usiamo continuo. Mai quella cosa lì. Osteria, c'ha sciupanicosa qua. Scoppiato Nicola. Vedo un cazzo, c'ho 36 di... Osteria era una persona, amore, ma vieni che ti chiuro. Ma mi hai sparato a me. Stai fermo che ti chiuro. Ma io non l'ho messo i giubbi, sono un cretino. Basta, ho sbagliato. Ma... Cazzo! Se sfonde no. Ah, ho finito le munizioni, sono morto. Osterino. Ma difendere è difficile. Vado con la mia pistola di gomma. Hanno ucciso lo stagio. Ma scusami. Ma io stavo facendo il giro. Ma usciamo e cambiamo modalità. Voilà, sì, Poi c'è 100 bit, grazie bello. Grazie. Ma quanto siete gentili questa sera, siete tanti. Raven, Karim è sempre automaticamente invitato per te. Però ha impegni. Ma in realtà glielo devi dire comunque. Sì, però nel senso, lui è sempre. Può venire quando vuole nel canale. Perché ha molte robe a cui pensare. No, le ultime volte non gliel'abbiamo chiesto proprio perché tanto adesso non. È sempre impegnato in questo periodo. Io gli avevo scritto una cosa l'ultima volta, non mi ha risposto perché aveva. Cioè, l'aveva detto anche Gatto che era un po' preso con altro. Maledetto Karim. Che lavora, sto stronzo. Come si permette? Ma in realtà la prima volta abbiamo parlato di tutt'altro io, Karim.
che non c'entra niente col canale né nulla. La prende per il culo. Ah. Di una cosa anche un po' triste, però vabbè. Mi stiracchio. Dai, adesso li metto i giubbi, è promesso. No, ma se glielo chiedi, cioè se, si possono organizzare delle cose, e che appunto bisogna chiederglielo per bene prima e tutto. Esatto, a casini con lo show. Esatto, esatto, senza entrare troppo nello specifico, ma a casini con lo show, c'ha cioè, quello a cui pensare. Poi sta vabbè, cambiando casa. Vabbè, che lui ne ha già parlato tutto, dei problemi che ha con lo show tempo fa. Non abbiamo preso comunque il nome da no, ma che appunto essendo anche risolto su... più o meno, ma adesso c'ha da lavorarci, quindi non è... Poi un video che abbiamo fatto Minecraft. Cioè, non lo voglio mai. No, non l'abbiamo preso da un video termo. Siamo nati che avevamo già il nome Termosifoni. Il primo video nato da Smite. Esatto. Il clan che Karim aveva creato su Smite per noi. Prendete i giubbi intanto, ragazzi. Tecnicamente è il primo video dove facciamo esplodere una mappa di Minecraft. Sì, e insultavamo Rotti. Non c'è più quel video. No, c'è ancora. C'è ancora? Sì, è il primo video. Mai tolti in altro video. Perché era, avevamo appena fatto i PC nuovi anche lì, mi pare. Qualcuno aveva il PC nuovo. Ciao Messer. Io avevo no, i PC con i pezzi un... usati da Ciccio. Un i5. E io c'ho ancora quello, penso. Sì. Beh, però te erano avanzati già dopo di me. Quello è la, l'annuncio della Cartoon Mix della Game. No, pensavo che stessi correndo contro la colonna. Oh mio Dio! Me ne vado, sono stupido, Fabio. Scusate. Non volendo sono nato stupido. Lo spray. Figa, sparano. No, perché? Ma sei uno stronzo, io muoio. Vabbè, amici, mi venite a tirare su. Ma muoio, c'è il countdown. Sento a sinistra. Qualcuno mi aiuta? A mezzo secondo. Mi stanno cagando, vabbè, morirò. Marco, ma stai zitto, per favore. Come sei io ti ammazzo di botte un giorno di questi, guarda. Marco, provaci. Ci provo sì che ci provo, vedrai. Maiale, allora. Non vedo. Marco, sono arrivato, dicevi? No. Troppo fumo. Ezza, se tu vieni in qua anziché andare in là... Oh, scusa. No. Ezza, aspetta. Minchia. Ah. Va bene. Quanto fumo, ci sono i tossici, eh? Ho uno di vita, io. Dove sei? Ezza, ti curo se vieni da me, ma qui potrei morire, eh? Pippo. Come sta giù ferito? Ancora? Rigatelo. Lo sto tirando, lo sto tirando. L'ho tirato. Ma è qua. No, Moro, potevi usarne una per corvo. Eh no. In realtà potevi. Certo che potevo. Ma meglio di no, dai. Forse ti è preso la piastra, stronzo. Pestozzo. Adesso mi devo curare. In realtà forse se ti prendi le munizioni dai gadgets. È la modalità coi bot finale prima di chiudere la live. Un classico. Siamo alla seconda ondata solo e siamo già messi a merda. Vabbè, è morto solo Marco, eh. Qua, cioè per adesso. È morto solo perché è caduto poi. No. Come fa? No, mi sono buttato io e poi dopo mi hanno sparato dopo quando ero già giù. Dopo che sono uscito e rientrato più volte. Fidek. Oh, uno di vita. Ezzo, non morire adesso, ti sparo. Non morire, mi raccomando, c'è nessuno lì? No, c'è pieno invece. Ah, niente. Troppo. Basta, com'è andata? Quindi adesso cosa mi vado a mangiare? Pasta con tutto. Che pare, devo sporcare un'altra pentola, vabbè. Dai. Pasta in bianco, che te devo dire? Devo sporcarla. Pasta cruda. Quasi, me la ciuccio un po', si messa nella bocca. Vabbè. Amici, vi mandiamo dal gatto sul tubero. Non so cosa dirgli però, quindi inventatevi una parola, basta che non sia scurrile. Dovete amici. Dire tutti una parola diversa però. Però non siate ma una parola sola. Una parola sola e devono essere tutti una parola diversa. Va bene, proprio se ce ne sono due uguali per Maban, va bene, a tutte e due. Ci vediamo domani con Farming, come sempre. Ciao bellezze. Esatto. Ciao piselli.